fare 2 ore e 45, perché al massimo ho fatto un paio di lunghi di 25 km, ho fatto qualche 20. Bici e corsa vanno veramente d'accordo. Ti dico una cosa, hai presente Van Aert, no? Il giorno prima aveva fatto i 300 km, è arrivato terzo alla Sanremo, si è fatto 10 km di corsa a 4,20, 4,25, giusto Fu per uno scegliere. scarico proprio. Uno scarico. Beh, come avete visto anche oggi, non scherziamo mica, Marco? No, no, veramente. Abbiamo degli amici che ci sono venuti a trovare, dei professionisti che fa spavento per i numeri di chilometri che hanno percorso nella loro vita. Marco, come stai? Stai bene? Bene, bene Simone, siamo sempre più dentro questo contenitore che ci, boh, insomma, ci fa fare un sacco di strada, insomma, insieme ai nostri amici. Abbiamo iniziato il 5 febbraio, siamo arrivati alla puntata senza considerare il best of 12 Sì. e quindi di strada ne stiamo facendo tanta. Davide Cassani, avete sentito un piccolo assaggio della lunga intervista, ma vi assicuro, mettetevi comodi, godetevela tutta perché vale veramente la pena, ma godetevi tutta la trasmissione perché Davide Cassani, Marco, a me quando ha detto che ha fatto 800.000 km in bicicletta, quando io vedo che, vabbè che non è il mio sport principale, ma in bici ne faccio tipo 3.000 l'anno, dico quanti anni devo vivere per fare gli stessi chilometri Sono di numeri Cassani? impensabili. O pensa che 800.000 km sono andare, tornare, andare, tornare e quasi di nuovo ad andare sulla Luna, ok? Sì. Con la strada più corta, diciamo con la strada più corta, se fa un po' di traiettoria, diciamo andare e tornare. È, se non sbaglio, 20 volte il giro del mondo. Non, cioè, ok? No, vabbè, ma non riesci a quantificare, neanche così riesci a capire che vuol dire, quante ore hai passato sulla bicicletta. È quello poi la domanda, no? Veramente sei tutt'uno con il mezzo, Sì, ma il veramente, fatto questo che vuol non ha. dire. Che non ha finito perché ci ha raccontato in intervista. Sono appena tornato a fare un giretto, avrò fatto Ma 4 ore certo. di gran fondo, ma poi Davide Cassani è anche presidente dell'APT dell'Emilia Romagna, tra i fautori del Tour de France in Emilia Romagna nel 2024. Io ho già segnato l'agenda, oltretutto passerà qui vicino a casa mia, ma andrò a vedere un paio di tappe. Quei 2 giorni non mi troverete perché dai, Tour de France in Italia, che vuol dire anche turismo per la Toscana, per Emilia Romagna, ma per l'Italia in generale, e ci ha fatto dei nomi per il Giro d'Italia. Già, mi abbiamo chiesto come fanno questi ciclisti ad andare sempre più forte. E insomma, godetevela tutta e poi dopo godetevi anche chi c'è, un tuo amico giornalista del Sì, giornale che è venuto a Antonio Ruzzo. trovarci. Antonio Ruzzo, sì, che ci racconta anche lui come vive in famiglia la bicicletta, perché è un mezzo che coinvolge tutti, unisce e crea momenti per andare in vacanza con dei figli che forse alla loro età, come per me, non è che ti seguono più molto, però se li sai stimolare, vai a vedere, io ne so, il percorso delle Fiandre, insomma, ti vengono dietro perché è divertente, sì. Assolutamente. Poi dopo, proprio legato al discorso di Cassani, vi parlerò di come riuscire a coniugare corsa e bici insieme, che è una cosa che poi Marco investe tantissime persone, perché molti runner hanno anche la bici da corsa o la gravel o la mountain bike e spesso si chiedono: ma come faccio per ottimizzarle nell'allenamento? Beh, Cassani ci dà un consiglio, poi vabbè, ne parleremo meglio subito dopo. L'abbiamo sentito, a questo punto cosa facciamo Marco? Andiamo a sentire Davide, ma prima ricordiamo il sondaggione. Sondaggione, Cassani ci parla del suo personal best, 2 ore e 45 in maratona, il suo obiettivo era scendere sotto le 3 ore, direi che ci è riuscito. Ma qual è invece, abbiamo già lanciato il sondaggio su YouTube, potete vedere i risultati, ma vi invito a rispondere nei commenti con le vostre risposte, se voi poteste scegliere su quale delle 3 distanze, 10, mezza o maratona, vorreste fare un personale incredibile, cioè ad esempio per chi non è mai sceso sotto le 3 ore in maratona, sotto le 3 ore in maratona, sotto i 40 minuti nella 10, ma anche i 50 o l'ora, se insomma ognuno poi dopo ovviamente i personali li riparametra sulle proprie capacità sportiva. O la mezza sotto, che ne so, l'ora e mezza, l'ora e 20. Scrivetecelo su quale personale vorreste fare, scusate, su quale distanza vorreste fare un personale incredibile. Marco, cosa dici? Sono curioso di Assolutamente, vedere le vediamo, risposte. vediamo quali minuti contano. Assolutamente, a questo punto andiamo a ascoltare Davide Cassani.
Che piacere, che onore avere qui con noi Davide Cassani, benvenuto. Un piacere da parte mia. Ciao Ciao. Davide. Ciao, ciao Marco. Ciao, grazie di essere qua con noi Davide. Davide, ovviamente tutti ti conoscono per il ciclismo, insomma, io ormai mi ricordo già Giri d'Italia quando ancora ero, beh no, insomma, non ero così piccolo, però insomma, e poi tutte anche le cronache, poi tutto il tuo ruolo da commissario tecnico e tantissime cose che non, sono talmente tante che non riesco neanche a elencarle e ricordarmele tutte. Però forse non tutti sanno che poi, finita la vita da professionista, ti sei anche dato la corsa. Circa 10 anni fa hai fatto 2:45:27 alla maratona di Pisa. Ora, quando uno ha il motore aerobico, ce l'ha in tutte le discipline. Ma com'è stato correre? Com'è correre per uno che ha fatto, boh, 100.000 km sulla bicicletta, forse di più. Ecco. 800.000. Ecco. Correre è naturale. Io arrivo da uno sport di fatica come il ciclismo e anche la maratona, anche il correre è uno sport di fatica, uno sport di resistenza e quindi mi sono trovato benissimo, anche perché sinceramente appena ho smesso di fare il professionista e mi sono avvicinato al podismo, devo dire che è stato un vero e proprio piacere, perché comunque avevo una discreta forma, perché alla fine sì, ho smesso di fare il professionista, ma sono sempre stato attivo, no? E quindi alla fine correre per me è stato davvero semplice e piacevole, perché sì, mi sono posto qualche obiettivo, naturalmente raggiungibile, quello di fare una maratona in meno di 3 ore, poi fare una maratona a meno di 4 minuti al chilometro. E quindi alla fine, con un po' di allenamento, neanche troppo, sono riuscito comunque a togliermi queste piccole soddisfazioni. E poi hai fatto anche la 100 km sotto le 10 ore, arrivando, diciamo, quasi a casa, insomma, in Piazza del No, Popolo. a casa, perché io abito a 50 metri dalla piazza, quindi sono proprio Qua arrivato a casa. quasi. Beh, però comodo, potevi far subito la doccia, insomma. Infatti, il problema è stato che ho dovuto ritardare il rientro a casa perché appena sono arrivato, no? Che era mezzanotte e 20, è arrivato un signore e mi ha detto: "Guardi, io sono un commissario e le devo fare il controllo antidoping." No. Quindi, sì. E quindi ho perso un'oretta per fare il controllo antidoping. Mi sembrava di essere tornato professionista. Scusi, ma Guarda, ho sbagliato gara? Cioè, erano lì che mi non siamo mica al aspettavano. Ho giro. detto: "Eccomi qua, sono pronto." Se posso aggiungere un'osservazione, Simone, quando sento parlare, abbiamo avuto poco fa ospite Giorgio Calcaterra che del passatore sa tutto, e Esatto. sentirvi parlare, perché poi siete sullo stesso livello, sembrare facili cose molto complicate, perché Già. allenarsi per una maratona sotto le 3 ore, noi gente di fatica che viene dal mondo dell'amatore, sappiamo quanto lavoro c'è dietro, Ma quindi... guarda, come avete detto prima, se sono stato un ciclista professionista vuol dire che un po' di motore l'avevo, non ero un fenomeno, però già il fatto di passare, di essere un professionista, capisci che comunque lo sport fa per te. Io sinceramente sono riuscito, non dico facilmente, però senza neanche troppi chilometri a fare 2:45. Perché al massimo ho fatto un paio di lunghi di 25 km, ho fatto qualche 20 e soprattutto facevo dei 13, 14, 15 km. Però usavo anche la bicicletta e quindi io i lunghi li facevo in bicicletta, non a correre perché mi annoiavano, non avevo voglia di fare 30, 35 km. E quindi facevo i lunghi in bicicletta e facevo soprattutto della qualità. Allenamenti brevi e intensi, e devo dire che questi mi hanno dato la possibilità di fare abbastanza bene 2:45, perché tra l'altro gli ultimi 3 km li ho fatti a 3:40, quindi l'ho finita in crescendo. Crescendo. Davide, Complimenti. Ah. funziona anche per noi, secondo Sì, te? penso di sì, soprattutto per uno che non ha più 20 anni o 25. Il fare tanti chilometri
rischi anche l'infortunio. E la bicicletta mi permetteva di allenarmi un po' meno nella corsa e comunque facevo delle ore da un'altra parte senza andare ad appesantire tutte quelle situazioni che poi ti portano anche a facili infortuni. E quindi secondo me bici e corsa vanno veramente d'accordo. Ti dico una cosa, hai presente Van Aert, no? Sì, certo. Van Aert, che ha vinto Arelbeck, è arrivato secondo alla Gambevegen, è arrivato terzo alla Milano-Sanremo. Il giorno dopo alla Milano-Sanremo, alle 7:30 di mattino, quindi era la domenica, lui il giorno prima aveva fatto i 300 km, era arrivato terzo alla Sanremo, si è fatto 10 km di corsa a 4:20, 4:25, giusto per uno scarico proprio. Uno scarico. Uno scarichino. Allora, visto che hai parlato della Milano-Sanremo, io ogni anno che la guardo rimango, non penso solo io, stupito di quello che riescono a fare sul finale, sul poggio. È impressionante, no? Bene, tecnologie, biciclette, no? Ma io, sì, le medie di quest'anno... io mi impressiono quando vedo una maratona e vanno meno di 3 minuti al chilometro e danno sì. casa. Sì, e quindi sì, è la stessa cosa, però, no? È vero che c'è sempre questo miglioramento, cioè, dove possiamo arrivare secondo te, positivamente parlando, nel senso che... Ma sai, le biciclette sono sempre più performanti, pesano 6,8 kg e sono veramente molto più aerodinamiche, le ruote sono più leggere, più rigide, il mezzo è fondamentale. In più la tecnologia permette a questi ragazzi di sbagliare molto poco e quindi si allenano in una maniera tale che riescono a fare i 40 all'ora sul poggio o su una salita al 4-5%, anche se, cioè, come tu hai visto, c'è una bella differenza tra quei 3 o 4 fenomeni e tutti gli altri, perché lo hanno fatto alla Milano-Sanremo i Van Der Poel, i Pogacar, i Van Aert e il nostro Ganna. È successo a Arelbeck, è successo alla Gambevegen. Ci sono quei 4-5 fenomeni che non vanno forte, vanno molto di più. Però sai, è veramente, ti dico, è la tecnologia, è l'allenamento, è tutto quello che hanno a disposizione per sbagliare il meno possibile e quindi vediamo risultati. Ma ripeto, è come vedere una maratona dove i primi, cioè, volano. Sì. Allo stesso tempo ho letto una tua intervista in cui suonavi un po' un campanello d'allarme su giovani che passano a fare i professionisti e magari dopo 1 o 2 anni mollano già, cosa che invece forse quando eri professionista tu non capitava, cioè quando uno riusciva a raggiungere quel traguardo lì se lo teneva stretto. Cosa sta succedendo? Ma anch'io mi sono fatto qualche domanda, perché sono successe delle situazioni abbastanza particolari, cioè dei ragazzi che hanno corso per tanti anni, passano professionista e al passaggio smettono di correre. Poi sai, bisogna anche capire le varie situazioni, perché potrebbero esserci problemi familiari, sai, non sappiamo esattamente il motivo per cui un ragazzo di 22 o di 23 anni smette di correre quando è riuscito a realizzare il suo sogno, che è quello di passare professionista. C'è da dire che probabilmente, non parlo del caso singolo, ma in generale, forse c'è un'esasperazione nel ciclismo giovanile, forse si esagera quando un ragazzino non è pronto per affrontare certi calendari agonistici, piuttosto che, non lo so, sta di fatto che secondo me nel nostro ciclismo, soprattutto a livello giovanile, ma parlo proprio di quelle categorie che vanno dai 10 ai 15 anni, ecco, forse in quei casi lì, in alcune situazioni, si esagera un po' nel cercare il risultato quando invece il risultato è poco importante. Bisognerebbe più focalizzare l'attenzione alla crescita, al divertimento, alla
al ciclismo, che dovrebbe essere una scuola vera e propria e non la ricerca di un risultato. È una cosa che si vede in diversi sport ultimamente. In tutti gli sport, perché io bazzico anche i campi di calcio, perché mio figlio fa l'allenatore, e vedo delle cose veramente imbarazzanti, perché vedi giocare dei ragazzini e sembra che quella partita sia una questione di vita o di morte, no? Quindi però se posso aggiungere un pezzo a questa parte dell'uso della bicicletta, abbiamo avuto negli ultimi 3 anni tante bici in cantina, no? Parlo dell'amatore, le abbiamo rese, le abbiamo messe lì, poi purtroppo la mancanza di un'educazione all'uso della bicicletta, all'uso delle strade della bicicletta, hanno fatto sì che sul mercato dell'usato, cioè tutti hanno rivenduto quello che pensavano fosse un'alternativa al periodo storico che abbiamo vissuto. Ecco, questa parte qua manca nell'esempio, no? Far capire che la bicicletta non è solo un mezzo della domenica, ma deve diventare un mezzo tutti i giorni, lì dove le città potrebbero essere alleate invece che nemiche, lo dico da romano, eh? Beh, guarda, dovremmo prendere esempio dai paesi nordici, dove la bicicletta è il mezzo più usato per trasferimenti o per segmenti che vanno dai 500 metri ai 3 o 4 chilometri. Sì. Servirebbero le piste ciclabili, servirebbe un'educazione che probabilmente noi non abbiamo. Un italiano medio percorre meno di 100 km all'anno, un danese e un olandese ne percorre 1000. Nelle nostre città, se ci fosse la possibilità di usare in sicurezza la bicicletta, l'aria sarebbe più pulita e ne guadagnerebbe il traffico, di conseguenza la salute. Sai, sono tutti discorsi che si bloccano nello stesso istante che li facciamo. Io sì, per sì, fortuna sì. Abito in una regione dove la bicicletta si usa ancora per andare a scuola, per andare a fare la spesa, e quindi è ancora la regina delle strade. Sì. Ma io credo che non abbiamo alternative. La Valpadana è una delle zone più inquinate d'Europa. Sì. Se non ci diamo una regolata, chi subirà tutto questo sono i nostri figli, perché l'aria sarà sempre più inquinata e vivere dove c'è inquinamento sicuramente non fa bene. Si sopravvive, poi, esatto. Ma Marco Davide ha detto bene, noi in Emilia Romagna abbiamo questa fortuna, anche se devo dire che quando esco in bici da corsa qualche spavento me lo prendo anche da noi quando vado su in collina con qualche macchina, però invece con la bici, diciamo, da passeggio ci si sposta, io da sempre sono sempre, mi sono sempre spostato solo in bici. Sono appena tornato da un giretto di 60 km, per fortuna, e tu lo sai, nella nostra zona ci sono comunque delle strade molto belle, poco trafficate, strade secondarie, che permettono di fare un ciclismo, non dico in sicurezza, perché il problema maggiore, come avete detto prima, il problema maggiore oggi nell'andare in bicicletta è proprio il discorso della sicurezza, perché non c'è assolutamente questo. Guarda, basta vedere che muoiono 250 ciclisti all'anno, a parte che muoiono anche 600 pedoni, quindi è un problema degli utenti deboli sulle nostre strade. Però bisognerebbe cercare di portare avanti questa politica, e cioè della sostenibilità, della mobilità alternativa, perché e lo ripeto, per tragitti di 2, 3 o 4 chilometri la bicicletta è in città, è il mezzo più veloce. In più abbiamo un grosso vantaggio adesso, perché la e-bike, la bicicletta pedalata assistita, dà la possibilità a tutti di usare la bicicletta. Assolutamente. E la nostra regione, Emilia-Romagna, è talmente adatta alla bicicletta che nel 2024 ci sarà una cosa storica, arriva il Tour de France. Ma diciamo che sì, io sono presidente dell'APT Emilia-Romagna, e da presidente dell'APT Emilia-Romagna, insieme al nostro presidente Stefano Bonaccini, abbiamo portato avanti questa candidatura partita 3 anni fa, e siamo riusciti per la prima volta nella storia a portare la grande partenza del Tour de France in Italia. Parliamo dell'ultimo sabato di giugno del 2024,
da Firenze a Rimini la prima tappa, da Cesenatico a Bologna la seconda tappa, sì, da Piacenza terza tappa a Torino e poi quarto giorno si partirà da Pinerolo per raggiungere la Francia. E, sì, sai, il Tour è un evento straordinariamente importante, è il quarto evento sportivo dopo le due Olimpiadi e la Coppa del Mondo di calcio. Noi in Emilia Romagna stiamo puntando molto sul turismo attivo, sul turismo sportivo, sul cicloturismo. Siamo stati coloro che hanno dato il via ai bike hotel, ne abbiamo 70 in Emilia Romagna, ci sono 400.000 presenze di cicloturisti che vengono a pedalare. Tutti gli anni ospitiamo una tappa o più di al Giro d'Italia e quindi il Tour ci dà la possibilità di far vedere il nostro territorio in tutto il mondo e penso che sia una cosa molto importante. Sì, e poi la regia del Tour è una roba studiatissima proprio per valorizzare il territorio, basta vedere una tappa, ti raccontano ogni paese, c'è uno studio dietro. Davide, ti chiedo un'ultima cosa, tre nomi invece per il Giro d'Italia di quest'anno da seguire, non chi per forza avrà la maglia rosa alla fine, però tre nomi. Te ne faccio due, Evenepoel e Roglic, perché penso che sarà una sfida tra questi due campioni. Evenepoel, campione del mondo, ha vinto la Vuelta, Roglic ha vinto tre volte il Giro di Spagna, quest'anno è partito alla grande come tra l'altro Evenepoel, secondo me saranno loro due a giocarsi questo Giro d'Italia. Ci sono tre cronometri, come al solito tante salite, soprattutto nella terza settimana, ed è bello, sarà bello seguire questo Giro d'Italia perché ci saranno molti più campioni rispetto al passato, quindi penso che sia molto importante. L'augurio è che Filippo Ganna possa vincere la prima cronometro, il giro partirà sulla ciclabile, ecco, questa è una cosa molto bella, no? Partirà sulla ciclabile dei Trabocchi ad Ortona, sì, quindi in Abruzzo, una cronometro di una ventina di chilometri e speriamo che Ganna possa vincere quella prima cronometro e naturalmente indossare la prima maglia rosa. L'abbiamo visto bello in forma alla Milano-Sanremo, dai, speriamo ci arrivi ancora meglio. Sì, sì, sta crescendo benino questo ragazzo. Sì, promette. Direi. Va bene. Grazie, Marco. Davide. A voi, a presto. Grazie, grazie mille, Davide. Ci vedremo per strada, chissà. Ciao, va bene. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Grazie. Allora Simone, quindi sì, quest'estate mi metto in bici e lavoro per 3-4 ore, posso evitare i lunghi in vista di una maratona autunnale? Funziona per tutti? Beh, allora, sentendo Davide sì, però bisogna fare dei distinguo. Davide, al di là di avere un motore sviluppato negli anni, probabilmente anche il talento e la genetica dalla sua parte, chiaramente chissà quante ore faceva in bici, comunque preparando la maratona. Sicuramente la bicicletta ci può aiutare nel andare a costruire ancora di più la resistenza aerobica, il motore aerobico, ma poi dopo va declinata nella fase specifica. Quindi, per quanto magari chi viene dalla bicicletta abituato a pedalare può fare un po' meno volume della corsa, e vedo anche tra chi alleno ottimi risultati, i lunghi specifici per fare bene la maratona sono importanti, nella fase di costruzione ma anche nella fase finale. Chiaramente facendo altre attività aerobica si possono ridurre un po' i volumi, però ve ne ho parlato meglio in Run Like R451. La bicicletta può aiutare la corsa? Quello che ci ha consigliato Cassani dalla sua esperienza, dalle sue competenze, sicuramente è importante e dobbiamo tenerne conto. Come sempre però dobbiamo andare a approfondire situazione per situazione, c'è sempre il discorso della personalizzazione. Cassani ha una storia come ciclista e come abbiamo poi visto nell'intervista su Storia di Runner 451, una persona che ha corso 800.000 km in bicicletta, quindi anche geneticamente ovviamente portata per essere un campione, comunque un professionista. Non è così per tutti, però non c'è dubbio che la bicicletta può essere un grosso aiuto per la corsa. Bicicletta e corsa sono tutte e due attività con una forte componente aerobica, però hanno delle differenze. La bicicletta si fa seduta su un mezzo meccanico, quindi è meno coinvolta la parte alta, cosa che nella corsa invece è più coinvolta proprio nel movimento. C'è anche una forte differenza dal punto di vista di forza muscolare, per quanto ovviamente la parte bassa del corpo sia coinvolta in entrambi le due discipline, nella corsa c'è una componente eccentrica, quindi muscolare, più rilevante dal punto di vista della gestione dell'impatto dell'urto, e per questo che spesso si dice che poi la bicicletta
può essere un aiuto per chi corre per aumentare i volumi senza andare a gravare sulle articolazioni. Questo impegno diverso a volte è anche una risposta per chi mi chiede: come mai il mio orologio mi segna un V2 Max diverso tra corsa e bicicletta? Beh, perché c'è proprio un impegno e una richiesta di ossigeno diversa proprio per un coinvolgimento del corpo in maniera diversa. Ora non andiamo a approfondire questo tema, che vedremo un'altra volta, ma andiamo a approfondire come la bicicletta può essere d'aiuto per la corsa. Non facciamo l'errore che pensare di pedalare sia un allenamento di forza. Anche chi va in bicicletta fa degli allenamenti specifici di forza. Non è mettere dei chilometri pedalando che aumenterà la forza muscolare per la corsa. Quello che ci può aiutare in primis la bicicletta è nella fase di costruzione, quindi nell'aumentare quei volumi a livello aerobico, di resistenza aerobica, quindi a bassa intensità, che mi aiutano a migliorare soprattutto la componente aerobica centrale, anche quelle periferiche, che però richiedono un lavoro più specifico. Per questo, quando sono lontano dalle gare, posso inserire la bicicletta come aiuto nel fare più volumi, soprattutto se sono una persona, un runner che tende all'infortunio, che non è più giovanissimo, che ha avuto diversi problemi. La bicicletta può essere un aiuto. Il mio consiglio è quello di inserire delle sedute anche lunghe, a bassa non alta intensità, magari anche collinari se ne avete la possibilità. Posso inserire anche delle sedute di potenziamento con la bicicletta, ad esempio le partenze da fermo, oppure le partenze da fermo in salita. Sono dei lavori specifici di forza massima che si fanno in bicicletta, ma potrebbero essere utili anche per chi corre. Alleno diversi runner che vanno in bicicletta, bici da corsa, mountain bike, o che vengono dalla bicicletta, ed è chiaro che hanno un passato con uno sport di endurance come la bicicletta, fa vedere che hanno dei buoni risultati anche sulla corsa. Questo però bisogna stare attenti a non confondere il fatto che la bicicletta possa essere sostitutiva della corsa. È più un'attività coadiuvante che io eviterei di fare quando siamo sotto gara, perché è importante essere sempre più specifici sulla prestazione che andrò a cogliere, e troppi chilometri in bicicletta, se non qualche seduta di scarico, possono togliermi dalla brillantezza. Non c'è dubbio che poi la bicicletta è fondamentale per tutti quelli, speriamo di no, periodi in cui sono infortunato e magari non posso correre, ad esempio ho un problema, non so, al tendine d'Achille, ma non così invalidante da non permettermi di pedalare. Quindi mi può aiutare a mantenere in parte la forma per la corsa, non del tutto, ma soprattutto a ridurre i tempi di ripartenza quando potrò tornare a correre. Il cross training è fondamentale, è molto utile, quindi inserire altre attività extra la corsa, quando devo fare dei momenti rigeneranti, quando devo aumentare i volumi e dal punto di vista aerobico, o anche per staccare con la testa. Beh, insomma, qualsiasi cosa farete, buone corse, buone pedalate. Insomma, Marco, adesso, dopo aver sentito il mio pippone tecnico, andiamo ad ascoltare chi sa scrivere e chi sa parlare di sport e lo fa ogni giorno. Sì, Antonio è uno che li ha provati tutti gli elementi. Non a caso ci siamo conosciuti dentro il box di partenza di un Ironman qui in Italia, a Pescara, era un medio, e eravamo con la cuffia, la muta, un po' impauriti di un mare neanche troppo tempestoso, anzi era un piattone, ma sai, il nuoto fa sempre un po' paura a tutti i runner, ma lui si è messo sempre in discussione e in gioco su diversi elementi, e grazie a questo che sta a raccontare lo sport a 360 gradi. Quindi andiamo a sentire Antonio cosa ci ha raccontato in una bella chiacchierata di sport. Oggi abbiamo con noi un ospite che è un amico, un giornalista, Antonio Ruzzo, che da anni, da oltre 10 anni, racconta lo sport amatoriale e non solo, comprese le sue incursioni sui diversi terreni e sul suo blog. Benvenuto, ciao Antonio, piacere. Buongiorno, di ciao a tutti. Ciao, benvenuto. Ciao, grazie. Anche insomma, Simone, siamo con una figura che è importante per quanto riguarda la narrazione sui social, ma in particolare insomma su quello che è il mondo amatoriale della corsa, del triathlon, e noi vorremmo proprio partire da questo aspetto, no? Di come raccontare lo sport amatoriale, lo sport professionistico, senza l'autocelebrazione delle nostre imprese, no? Partiamo da noi per poi raccontare gli altri. Sì, in effetti il rischio è un po' quello, soprattutto quando si leggono blog
fatti da amatori, da persone che forse fanno tra virgolette un altro mestiere. Cioè il rischio di focalizzare troppo l'impresa e il racconto su quella che è la propria performance. Quindi cosa succede? Si raccontano i tempi, si raccontano le fatiche, si raccontano, e va benissimo, cioè nel senso che un blog deve essere anche molto personale, però questo rischia poi di come dire, di limitare l'identificazione delle persone che leggono, perché dopo un po' il racconto puntato solo sull'impresa personale, sulla propria esperienza diventa un limite. Come dire, il segreto, se il segreto ci può essere, ma segreto non c'è, cioè come dire, la buona regola potrebbe è quella, secondo me, di partire dal personale e cercare di raccontare un qualcosa che possa essere ad uso e consumo anche di tante altre persone. E faccio un esempio: una maratona che per un amatore non è mai una questione di vittoria, può essere una questione di fare un bel tempo piuttosto che non farlo, ma è anche l'occasione per raccontare una città. Una maratona è un viaggio incredibile, adesso non so, molte persone vanno a New York, perché New York è un po' la Mecca, come dire, il sogno di tutti noi, no? E andare a New York è un'esperienza certamente sportiva, ma non è solo un'esperienza sportiva, perché fare la maratona di New York è raccontare un viaggio attraverso una città che si mette completamente a disposizione dei maratonetti per un giorno e ti fa vivere un'esperienza che è pregna di tante altre cose. Per cui limitare il racconto della maratona di New York, come io ho letto molte volte, al tempo, alla crisi del 33esimo chilo, cioè sono tutte cose che va benissimo, ce le raccontiamo e va benissimo, però secondo quanto me ti perdi. Esatto, molto ti perdi, questo esatto. Voglio dire. Esatto. Guarda, Antonio, Simone, io se posso soltanto aggiungere una cosa. Chiedere in merito a questo, tu tutti i giorni pubblichi sul tuo blog, no? All'interno del giornale, dove non è facile scrivere un contenuto interessante tutti i giorni. Quando ti vengono in mente, come li elabori, quando li scrivi? Raccontaci brevemente. Guarda, io per deformazione personale, come dicevo prima, io sono nato come cronista giudiziario e di nera. Ho sempre fatto il cronista e continuo a farlo anche sul blog. Cioè nel senso che la mia ispirazione è quasi sempre legata all'attualità. Devo essere sincero, all'inizio io parlavo di corsa, parlavo di triathlon, che è la mia passione fondamentale, non parlo mai di calcio, è uno sport che non è un limite, lo ammetto, è uno sport che non mi affascina più di tanto. Che hai dietro adesso però. Sì, perché sono sempre collegato, a me mi rilassa molto tenere il canale 58 della Rai, perché c'è molto ciclismo, che è l'altra mia passione. Oggi stranamente c'è il calcio, ma come vedi non lo sto guardando. E quindi, no, mi fa compagnia, devo dirti. Però ogni tanto fanno delle bellissime, anche il ciclismo amatoriale, così quello meno nobile. Io mi guardo tutto il ciclismo che posso, perché è uno sport che ce l'ho sotto pelle il ciclismo. E ti stavo dicendo, prendo sempre quasi spunto dall'attualità. A me piace molto prendere un fatto di attualità e poi svilupparlo, magari mettendoci dentro delle mie riflessioni. Chiaramente poi alterno, perché l'attualità va benissimo, poi c'è il racconto, poi c'è il personaggio. L'altro giorno ho intervistato Ilias Awani, anzi mi ha detto Awani. Il manager che non si Awani. Chiama alla francese, ma si chiama all'italiana Awani. E così via, ogni volta. Oggi per esempio, l'altro giorno ho fatto sul giornale una inchiesta per Controcorrente, che è un settimanale che noi facciamo all'interno del giornale. Sono due pagine sullo sport, quando lo sport fa bene, ma tra parentesi ho messo quando lo sport fa del bene, perché ho affrontato e raccontato un po' tutto quello che sta diventando lo sport adesso per molte persone, cioè l'occasione per raccogliere fondi da devolvere in... E allora ho citato Sabrina Stillaci con Across the Limits, ho citato tutta una serie di personaggi, ho citato Alessandra Cappellotto, che è stata una campionessa mondiale di ciclismo, che è stata capace in Afghanistan, a Kabul, di organizzare la prima gara femminile di ciclismo. Quando i talebani hanno invaso Kabul è riuscita a portare via e a salvare 16 ragazze che avevano osato pedalare, perché lì pedalare... Le donne che pedalano rischiano la vita. Quindi queste storie qua mi piace raccontare, insomma. Bene, quindi, bello, insomma,
Simone, se posso, quindi insomma, io da queste vicende poi giornalistiche ne traiamo tanta ispirazione, non te nascondo, insomma, sai, gli incroci tra il tuo blog e i nostri spazi si alimentano spesso. Ti interrompo un secondo, Marco, per dirti una cosa che secondo me è fondamentale nel mio mestiere. Il mio mestiere non deve avere porte chiuse, non deve avere steccati. A me, se qualcuno viene sul mio blog e prende ispirazione da quello che scrivo, vuol dire che ho fatto bene il mio mestiere. Esatto, sì, questo è fondamentale. E noi ci siamo conosciuti dentro a una griglia di partenza di un medio a Pescara nel 2017. Assolutamente sì, me lo ricordo. Per fauniti per quel mare che peraltro era calmissimo, vabbè, ma dice, sì, abbiamo sempre paura dei pesci cani che ci stanno dietro. È vero. Le due ruote sono il tuo mondo, e allora vorremmo sapere dove ti porteranno quest'estate, a te, alla tua famiglia, se fa parte della vacanza stare su due ruote, che insomma è un mezzo che lo permette. Guarda, ho un progettino a brevissimo termine, perché giovedì parto e vado a tirar fuori dal cassetto uno dei miei sogni. Con la mia famiglia, con i miei tre figli, con mia moglie, che pedalano tutti, andiamo a fare il giro delle Fiandre. Che domenica c'è il Fiandre professionistico, noi sabato ci facciamo la prova amatori. Era uno dei due sogni, perché l'altro è la Roubaix, come puoi immaginare, no? Certo. E niente, si sono verificate una serie di circostanze favorevoli e abbiamo deciso di fare questa follia. Io non ho un'auto, ma ho un furgone, carico le bici sul furgone e ce ne andiamo a Oudenaarde. Questo è il primo progetto. Quest'estate credo che pedalerò come l'estate scorsa, solo con mia moglie, perché a me i miei figli cominciano ad avere un'età, sono grandicelli, hanno 20 anni e faccio fatica a portarmeli dietro. Mi hanno sempre seguito. L'anno scorso ho fatto un piccolo giro d'Italia con mia moglie Antonella, siamo partiti da Milano, siamo andati giù fino alle Cinque Terre, poi abbiamo proseguito fino oltre la Toscana e siamo rientrati facendo la Cisa. Un piccolo assaggio. Quest'anno non lo so dove andrò, però so che andrò in bici da qualche parte, ma ancora non ho pianificato. Adesso mi stavo concentrando su Oudenaarde. Che copertone monti quando vai nelle Fiandre, il 28? No, il guarda, 30. ho fatto montare il 32. Il 32, immagino, hai fatto bene. Ho fatto montare il 32, e con fra l'altro scontrandomi con mio figlio più grande, che ha 22 anni, che lui ragiona da professionista, che ha recalcitrato parecchio, perché dice: "Oh, ma sono ruote da tapascioni, da amatori." Io ho detto: "Fai come vuoi, io lo monto." Poi l'ha guardato e ha detto: "Ma sai che c'è? Quasi quasi. Vedrai che secondo me hai fatto bene, ne sarai contento. Fatto bene, sì. Antonio, quindi insomma, come si dice, buona strada in tutti i sensi, e buon divertimento prima di tutto, perché quello è il vincolo fondamentale. Assolutamente, ti ringraziamo. Quella è la prima regola. Per quello che fai quotidianamente, non smettere. Questo, grazie, ragazzi. Mi lusingate. Chiedere da lettori, va bene? Grazie, mi lusingate molto. Grazie mille, buone pedalate, buone corse, buone nuotate e buona scrittura. E grazie, ciao Antonio. Ciao ragazzi, ciao. Che bei personaggi, Marco, ascoltarli, leggerli... Bello. Sì. Siamo fortunati a fare questa cosa che stiamo facendo, storia di Runner 451. Senti Simone, ma a proposito di storie di runner, ma andiamo veramente, ci stiamo avvicinando ad una puntata che sarà la storia dei runner, i runner, gli ultra runner, vero? Perché stiamo andando nel terreno della 100 km. Sì, assolutamente, io sono molto... emozionato di questa cosa che ci siamo un po' inventati e costruita veramente da quasi bravi reporter, potremmo dire, anzi bravi storyteller, almeno speriamo così, ce lo direte voi dopo la puntata di mercoledì 19. Da mercoledì 19 sarà disponibile lo speciale del passatore, quando mancheranno circa 40 giorni alla 100 km da Firenze a Faenza. Abbiamo costruito questa puntata, cinquantesima edizione, Simone, quest'anno non è la, è 50 anni che c'è, sì, ma non è la 50 anni, edizione, ma non è a causa sono saltate due o meglio una più una speciale nel circuito di Imola, certo. Però nel 1973 nasceva la 100 km, la mitica 100 km del passatore, ed essendo una puntata mitica avremo anche ospiti mitici. Abbiamo l'organizzazione, parleremo del percorso in maniera dettagliata, parleremo delle emozioni che si provano, di storie di riscatto, della storia della gara, e poi avremo l'intervista 4
come abbiamo già anticipato, con beh, insomma, uno che la storia l'ha fatta, il passatore, che è Giorgio Calcaterra, e continua a farla. Certo. Marco Menegardi, che l'ha fatto un pezzo anche lui, perché insomma ha vinto. Una donna che sta scrivendo la storia moderna del passatore, perché Leonora Corradini è giovane e ha un margine enorme, e quindi anche quest'anno speriamo, insomma, che ci farà divertire, insomma, perché poi noi li guardiamo anche ammirevoli, insomma, per quello che fa. Certo, e li aspetteremo insieme in piazza. E poi Massimo Giacopuzzi, che l'anno scorso è arrivato secondo, a un certo punto addirittura sembrava che potesse andare a prendere il primo, ma è stato fortissimo, e vediamo anche quest'anno che cosa farà. Quindi vi diamo appuntamento mercoledì 19, la puntata sarà disponibile come sempre su YouTube, Spotify in versione audio e video, e tutti gli altri piattaforme podcast in versione audio. E poi vi anticipiamo anche che torneremo domenica 23 con degli altri grandi ospiti. Anna Buongiorni, che medaglia di bronzo nella staffetta 4%, velocista italiana, 4% agli europei di Monaco, è stata campionessa italiana dei 100 metri nel 2021, è un'atleta fortissima, sì. Dottoressa laureata in medicina, perché mentre calca i campi d'atletica ha pure studiato tanto, responsabile di alcune opere benefiche proprio per la medicina in Africa, in Madagascar, insomma un'intervista molto molto divertente. Ma poi anche altri ospiti, rubriche, adesso non vi bruciamo tutte le sorprese, ma vi aspettiamo il 19 per il passatore. Un grosso abbraccio virtuale, buone corse, ciao a tutti, ciao Simone, ciao.